Questa azienda nasce nel 2010, ma già precedentemente avevo avuto un'esperienza in campo vitivinicolo. Però questa nasce nel 2010. Coltivo 4 ettari di vigneto, di cui 3 quarti di erbaluce DOC, il resto Nebbiolo e Barbera. Le vigne sono tutte qui nella zona, nei terreni qui di morenici della morena frontale di Ivrea, e sono per l'erbaluce sono tutti a toppia, la tipica toppia canavesana, invece i rossi sono a guyot. Io sono biologa e questo lavoro l'ho fatto poi quando sono andata in pensione. La cascina è di mio marito, dei nonni, il nonno di mio marito è nato qua. Abbiamo diversificato per non fare solo vini, che fanno, ce ne sono tanti, abbiamo abbinato alle viti, quindi ai vigneti, anche una coltivazione di piccoli frutti, essenzialmente ribes. Con l'erbaluce abbiamo prodotto lo spumante, che è un metodo classico millesimato. Questo è annata 2014, questo è stato sboccato l'aprile dello scorso anno, quindi aprile del 2022. Sbocco poco per volta, poi quando sono quasi esaurimento delle bottiglie faccio un'altra sboccatura. Da bere con lo spumante. È la classica crème de cassis francese di Digione che parte dalle bacche di ribes nero e poi viene fatta una macerazione, quindi lo stesso procedimento in Francia. E vogliamo riuscire a rimettere in circolazione, quindi far di nuovo riscoprire questo prodotto al posto dei classici spritz. Questo si beve un nono di un decimo anche di creme di cassis e 10 decimi, arrivare a 10 decimi con lo spumante. È stata una casualità che io sia arrivata al cassis perché ho fatto questo impiantamento di piccoli frutti a raggiera, quindi così ho detto a chi mi ha venduto le piantine di darmi un tipo di piccolo frutto da poter alternare un raggio e l'altro. Mi sono trovata sto ribes nero che allora studio, guardo, ho visto che si faceva la creme di cassis. Abbiamo provato a farlo in casa, qui in cascina. Visto che andava, l'abbiamo chiamato Cassis morenico perché questo è proprio il terreno morenico, è un terreno acido che ben si adatta alla coltivazione di piccoli frutti.